oggi Fragomelli, il deputato Dem, ha detto che la sua proposta praticamente non ha chance. Dice: non vedo spiragli, la vedo dura, non penso che la mia proposta abbia più del 15% di possibilità di essere fatta propria dal Parlamento. Io registro un'esiziale tendenza che ci sta portando a quello che non esito a definire un estremismo di centro, in cui spariscono le ali estreme radicali della politica, a destra come a sinistra, e domina una massa indistinta di partitini interscambiabili di centrodestra e di centrosinistra che si contrappongono su tutto fuorché sulle questioni rilevanti che invece accettano supinamente. Quali sono le due questioni rilevanti? Primo, la sovranità assoluta del mercato deregolamentato, che nessuno mette in discussione. Secondo, la subalternità reale e simbolica del nostro paese, del suo interesse nazionale, alla geopolitica con dominio assoluto della potenza atlantista e dominio assoluto dei tecnocrati dell'Europa. Questo è il punto su cui discutere, da cui partire per ragionare su queste proposte di riforma della legge elettorale, che vanno esattamente in questa direzione: neutralizzazione di tutti i non allineati e creazione di un indistinto centro indifferenziato che crea un'alternanza senza alternativa, dove vince sempre solo il partito unico del capitale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America. Questo è il punto da cui partire. Vengono meno le ali radicali, le uniche che possono prospettare modelli altri, ulteriorità nobilitanti rispetto a ciò che già abbiamo e che si presenta come assolutamente intrasformabile, inemendabile, non si può tornare indietro. Le nazioni sono addirittura salutate sciaguratamente come intrinsecamente fasciste in una riscrittura neo-orwelliana della storia, dove invece le nazioni sono i luoghi di radicamento delle culture, dei popoli e di un rapporto possibile fra popoli liberi e uguali. Liberiamoci da questa propaganda assurda che va di moda a sinistra di neutralizzazione delle nazioni, che è esattamente ciò che la destra del denaro finanziario vuole, la distruzione delle nazioni e degli stati come luoghi di primato del politico e di contenimento dell'economico. Da qui bisogna ripartire se vogliamo fare un discorso serio che tuteli l'interesse nazionale e un rapporto solidale fra gli stati sovrani nazionali.